Banco Alimentare torna in tutta Italia con la giornata nazionale della colletta alimentare e sono oltre 11.000 supermercati, 11.500 supermercati, 145.000 volontari. Quest'anno, con tutte le attenzioni e le limitazioni che la situazione impone, quindi un supplemento di responsabilità, ma sempre col desiderio di condividere un gesto con gli altri a favore di chi ha più bisogno. Ma quella di sempre, la missione del Banco Alimentare non cambia, la missione è quella di, da una parte, recuperare tutto quello che sono le eccedenze alimentari che andrebbero sprecate, dall'altra sostenere la solidarietà da parte delle persone e tutto questo per aiutare chi è in difficoltà. E la situazione della pandemia ha aumentato enormemente il bisogno, anche i dati Istat dicono che nel 2020 le persone in povertà sono cresciute di 1 milione, passando da 4,6 milioni a 5,6 milioni, quindi un dato assolutamente significativo e preoccupante. E insieme Caritas di Palermo col Banco Alimentare di Palermo ha progettato un'azione di aiuto mirata verso quegli esercenti che si sono trovati in difficoltà. Abbiamo individuato attraverso i centri di ascolto della Caritas di Palermo un territorio, abbiamo scelto il centro storico e dopodiché, dopo aver individuato questi esercenti, con il Banco Alimentare abbiamo aiutato tantissime famiglie che avevano difficoltà a riaprire le loro attività commerciali. La cosa interessante è stata che come cibo, e qui appunto è stato notevole il contributo e l'aiuto da parte del Banco Alimentare, che abbiamo anche dato loro del cibo fresco, quindi della carne, del formaggio. Questo è stato veramente un grande segno proprio di cooperazione tra la Caritas di Palermo e il Banco Alimentare.